Monini compie 100 anni. La storica azienda umbra, per celebrare l'evento, ha lanciato un impegnativo piano decennale dedicato alla sostenibilità. La società è ora impegnata però nell'affrontare l'emergenza Covid-19, garantendo la sicurezza della produzione, che peraltro non si è mai fermata. Zefferino Monini, attuale AD alla guida insieme alla sorella Maria Flora, illustra le iniziative prese in questo periodo, i principali contenuti del programma di sostenibilità e i numeri dell'azienda spoletina fondata da suo nonno. Per nostra fortuna noi abbiamo delle linee e il nostro settore, che poi è legato in parte anche a tanti altri settori che sono tutti quelli dell'imbottigliamento, sono queste linee che sono molto lunghe e funzionano con poco personale, perché in una linea nostra media lunghezza di 300 metri noi abbiamo 4 persone che possono far andare tutto il ciclo produttivo. Quindi in questi 40 giorni / 2 mesi c'è stata un'evoluzione pazzesca in tutto quello che è la disinfettazione che viene effettuata sulle persone, quindi dall'entrata, mani, piedi con dei cuscini imbevuti, tutte le protezioni che sono le mascherine, insomma, che tutti quanti noi stiamo utilizzando, ma che più che mai nei reparti usano. La nostra azienda prevalentemente è sbilanciata sul retail e un po' meno sul food service. È una storia lunga, e quindi in questa circostanza dove più di tutti paga il food service, l'area Horeca, per noi è sicuramente una opportunità in più di avere qualche volume in più, proprio perché l'out of home sarà in questo periodo, adesso non riusciamo a capire quanto potrà essere lungo, penalizzato per tutte le cause e i motivi che conosciamo bene. Quindi abbiamo beneficiato e pensiamo di beneficiare in parte dal fatto del consumo in casa, che è aumentato e che probabilmente si manterrà per un periodo mediamente lungo. Questo problema dell'Horeca, del food service e del turismo in generale, lo sappiamo, è un problema che si sta trascinando in tutto il globo, perché tutti quei paesi che hanno avuto e hanno dovuto affrontare questo problema, la prima cosa che hanno fatto è stata isolare le persone e quindi allontanarle da quelli che sono i momenti di condivisione più sociali, che sono l'uscire, l'andare a spasso, l'andare in vacanza e l'andare al ristorante. Quindi diciamo che non abbiamo avuto grandi scossoni su quelli che sono i volumi e i consumi a livello mondiale, abbiamo solamente avuto un po' di panico, un po' di ansia da accaparramento che c'è stato in tutti i paesi, e quindi abbiamo avuto un marzo e un aprile. Stiamo notando che aprile è il termine finale, dove tutti i clienti hanno avuto un po' di ansia, perché all'inizio, in effetti, inizio marzo era l'Italia il paese molto a rischio, e quindi tutti avevano paura che non avremmo potuto dare copertura. Quest'anno del centenario, che avremmo dovuto presentare alla fiera di Parma, al Cibus, volevamo presentarci con questo documento sulla sostenibilità, documento Monini 2020-2030, e sono in effetti il nostro payoff. Il documento era 100 anni di storia, 10 per costruire un nuovo futuro. Beh, una cosa bella, perché innanzitutto dimostra l'integrazione in filiera della nostra azienda, perché parte dal campo e arriva fino alla distribuzione materiale del prodotto finito al consumatore. Tutto questo dando comunque una grande attenzione a quello che sono le tracce che inevitabilmente, come modernità, noi lasciamo sul terreno. Per farci un'idea, si parte dal campo, dove ci stiamo impegnando in prima persona proprio come società, e quindi cercando di creare un modello che possa essere un modello poi replicabile da più produttori, che è un modello moderno con delle regole che comunque sia sono di efficienza ma anche di grande risparmio. Quindi un'agricoltura e un'olivicoltura nello specifico che sia molto funzionale, di buona resa produttiva, ma di grande risparmio su tutte quelle che sono le fasi utili al risultato finale, quindi al frutto sulla pianta, e quindi a una raccolta che dia soddisfazione quantitativamente. L'Italia
si produce il 30% di quello che gli serve fra consumo domestico e consumo internazionale, e esportazione, scusi, e quindi l'Italia ha bisogno di aumentare le proprie produzioni per aumentare il proprio PIL. E quindi insomma, tutto questo è molto funzionale perché ci fa raccrescere in futuro di produzione fatta in casa e di una produzione che può dare un suo risultato quantitativo in un rispetto però anche importante di quanto invece puoi inquinare o comunque nell'equilibrio di inquinamento e cattura della CO2, che diventa molto più favorevole come cattura di CO2, perché tutte le piante, questo tipo di piante messe a dimora con la loro produttività, sono decisamente più efficienti rispetto alle vecchie piante. Noi già eravamo con i nostri imballaggi di vetro ad un 70% di vetro riciclato, l'obiettivo è arrivare al 100% di vetro riciclato in 10 anni, quindi insomma, metterci il tetto massimo di riciclaggio sull'imballaggio più importante della bottiglia in vetro. L'obiettivo è aumentare i nostri terreni di proprietà e arrivare ad 1 milione di piante in questi 10 anni, e siamo già dotati di un disciplinare che stiamo adottando, prevalentemente è per tutti gli oli più di alta qualità che noi produciamo, che nello specifico poi si vanno a stringere in tutte quelle produzioni che noi facciamo 100% italiane, e lì stiamo già adottando un disciplinare che è legato ad un consorzio che è stato formato 15 anni fa, che si chiama Consorzio dell'Olio Extravergine di Alta Qualità Italiano. Questo disciplinare ovviamente verrà applicato sempre di più e sempre a più produttori anche esterni che noi scegliamo come nostro fornitore. Ci auguriamo che questa alta qualità diventi una nuova merceologia del settore. Sapere che tu hai l'obiettivo di poter avere un beneficio economico se coltivi meglio, ovviamente questo qui penso che possa dare una spinta a farne anche in Italia di più buono, quindi premiare di più quel produttore in campo, premiare di più il trasformatore e chi è in mezzo, diciamo come noi, ma secondo me anche poi il distributore, perché l'olio extravergine di oliva, lo sappiamo, è un prodotto purtroppo troppo svenduto. È il prodotto forse più svenduto di tutti i prodotti del food, perché siamo al 65% di vendita di questa categoria in promozione e spesso sotto costo. Essendo questo un prodotto molto legato al valore della materia prima, che pesa normalmente in un conto economico il 60%, il costo della materia prima è scesa fra il 2018 e il 2019, e quindi anche se noi abbiamo venduto percentualmente nell'ordine del 2-3% litri in più, il fatturato è stato inferiore, quindi il 2018 si era chiuso a 153 milioni di euro, il 2019 a 135 milioni di euro. In realtà non abbiamo perso litri, ma abbiamo perso valore perché è scesa la materia prima. Come risultati economici l'azienda è in linea con i risultati storici che ha sempre portato. Come quota export, con piacere posso dire che stiamo crescendo, quindi ribilanciamo un pochettino lo sbilanciamento che abbiamo avuto in passato, perché questa è un'azienda che ha sempre avuto un 75% di mercato domestico, 25% di export, e invece stiamo andando verso un 50-50, perché abbiamo chiuso l'anno con un 41% di export e un 59% di mercato Italia. L'azienda è saldamente nelle mani della famiglia, ma l'amministratore delegato non esclude ipotesi di apertura del capitale e di quotazione in borsa se ve ne fosse l'esigenza. Se i progetti ci portassero a fare valutazioni strategiche importanti, non disdegneremmo sicuramente l'apertura. Apertura che per l'esperienza fatta ci piacerebbe eventualmente condividerla sempre potendo con una famiglia che ha interessi come noi in questo mercato e che potrebbe creare una sinergia veloce per una crescita e per un consolidamento. Ma ovviamente se questo non dovesse essere e però rimanessero dei progetti ambiziosi che non riusciamo a sostenere autonomamente o che indebiterebbero eccessivamente la società, c'è sempre l'opportunità della borsa. Al momento tutti i progetti che noi abbiamo fatto e sviluppato
riusciamo a sostenerceli autonomamente.